Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca operazione degli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara con l'arresto di due persone trovate in possesso di 10 kg di droga e 25 cartucce calibro 7,65 Browning. I due sono stati posti agli arresti domiciliari. Il servizio di Paolo Renzetti. 10 kg di droga fra hashish e marijuana posti sotto sequestro, oltre a 25 cartucce calibro 7,65. Questi numeri di un'operazione della squadra mobile della Questura di Pescara che ha portato ai domiciliari un 36enne e un ragazzo di 23 anni. Sequestrate agende con nomi su cui sono in corso approfondimenti. Si lavora per capire da dove fosse arrivata la droga e a chi fosse destinata. Il soggetto è incensurato, lo ha seguito, lo ha studiato, ne ha osservato i movimenti fino a coglierlo nella flagranza della detenzione nel pomeriggio di ieri. Un quantitativo del genere tutto insieme è indice di uno spessore criminale di coloro che di tale quantitativo avevano la disponibilità diverso da quello degli spacciatori su strada che abbiamo arrestato in altre occasioni. A questo quadro si aggiungono le 25 cartucce 7,65 ritrovate nell'edicola di cui questo signore aveva la disponibilità, che ci pongono degli interrogativi a cui speriamo di dare risposta prossimamente. Sicuramente il soggetto più adulto aveva un profilo diverso, perché colui che aveva la disponibilità dei nascondigli, dei garage in cui è stata ritrovata la droga. E dobbiamo verificare quale fosse il livello di collaborazione del soggetto più giovane, che peraltro da noi conosciuto perché è arrestato sempre per droga in diverse occasioni. Droga confezionata, diretta dei destinatari già, i cui nominativi erano già stati indicati in codice dagli stessi arrestati, a cui noi adesso tenteremo di dare anche un nome reale. Ancora cronaca e torniamo sulla vicenda dello stupro dei giorni scorsi a Pescara. Ha risposto alle domande del GIP Antonella Di Carlo sostenendo la tesi del rapporto sessuale consensuale. Il 61enne di origine senegalese arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di 39 anni. I fatti, lo ricorderete, dello scorso 25 agosto nei giardinetti che si trovano nei pressi del terminal bus di Pescara. Il PM Rosangela Di Stefano questa mattina al termine dell'interrogatorio ha chiesto la convalida degli arresti, mentre il legale dell'arrestato Stefano Sassano ha chiesto la scarcerazione del suo assistito e l'acquisizione delle immagini carpite dalle telecamere della zona per esaminare l'intero susseguirsi dei fatti e non soltanto l'atto finale, ha detto l'avvocato, e per verificare la coerenza degli spostamenti sulla base di quanto dichiarato dall'uomo. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime 48 ore. Secondo la procura, l'uomo avrebbe prima offerto del vino alla donna e poi, approfittando del suo stato determinato anche dall'assunzione di medicinali per patologie per i quali la 39enne in cura, l'avrebbe violentata. Il mio assistito ha confermato il rapporto sessuale ma ha negato la violenza, ha rimarcato l'avvocato Sassano. Inoltre ha risposto a tutte le domande del giudice fornendo una versione caratterizzata da una scansione dei tempi coerente con i fatti. Cambiamo argomento adesso. Il WWF, Chieti Pescara, Confcommercio, Confesergenti e CNA hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa congiunta per illustrare le iniziative intraprese per impedire ulteriori cementificazioni a ridosso del fiume Pescara. Fra queste iniziative un ricorso al TAR accanto alla Regione Abruzzo e associazioni di categoria dei commercianti contro la conferenza servizi di Cepagatti e contro le determinazioni del SUAP Chietino Ortonese, vediamo. Confermo questo esposto, noi consideriamo che il Comune di Cepagatti abbia esorbitato le proprie competenze nell'effettuare questa conferenza dei servizi e contestiamo le risultanze sulla scorsa della documentazione presente agli atti. Noi ci aspettiamo che la magistratura penale intervenga su questa questione e che
poi da un eventuale intervento da parte della magistratura penale possa emergere documentazione utile da usufruire nei giudizi al TAR, che andremo a presentare sia a sostegno del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo contro la stessa conferenza dei servizi e sia in via autonoma di impugnazione della voltura effettuata dal SUAP Chietino Ortonese delle licenze in favore della Sile Costruzione. Siamo determinati ad andare avanti e a porre in campo azioni a contrasto di questo progetto che, come ampiamente esposto durante la conferenza stampa, presenta delle criticità. Io voglio solo far riferimento, che per me è significativo, al giudizio del Comitato Via del 23 marzo del 2017, dove il giudizio con il quale il Comitato Via afferma che nel frattempo sono intervenute delle modificazioni a livello idraulico, infrastrutturale, socio-economico e che quindi quella autorizzazione del 2012, seppur con prescrizione, non è più efficace. L'ASL di Teramo è un'azienda virtuosa che assume personale, lo ha dichiarato il direttore generale Roberto Fagnano, che questa mattina ha presentato i 140 nuovi assunti tra infermieri e operatori sociosanitari. All'incontro è intervenuto anche l'assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci. Vediamo. È un giorno importante per l'ASL di Teramo, un giorno da ricordare. 140 nuove assunzioni tra infermieri e operatori sociosanitari a decorrere dal mese di settembre. Un bell'obiettivo raggiunto. Un risultato simile non ha precedenti nella storia degli ultimi decenni. 140 persone tutte insieme al culmine di concorsi complessi. Ricordiamoci che tra quello dei infermieri e quello di OSS c'erano 15.000 domande. L'ASL di Teramo, un'azienda virtuosa. Con l'occasione facciamo pure un piccolo bilancio, tutto sommato siamo l'unica azienda abruzzese ad essere in equilibrio economico, anzi in piccolo utile. È un'azienda che ha molte difficoltà derivanti soprattutto dalla mancanza di personale, ma nel complesso è un'azienda che raggiunge i risultati, che raggiunge gli obiettivi di salute e noi riteniamo dal nostro punto di vista di aver fatto molto. Prima della graduatoria la più brava, insomma, bella soddisfazione, è un bel messaggio positivo per tutti i ragazzi che cercano lavoro. Sicuramente è un bel messaggio, in quanto posso confermare che l'impegno viene pagato. Sono stati mesi sicuramente di sacrifici, ansie e paure, però alla fine tutto, insomma, ha portato al sogno della mia vita, che era quello appunto di tornare dopo tanti anni a lavorare a Teramo. Un'azienda in equilibrio, quella dell'ASL di Teramo, con qualche utile e la creazione di 535 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato dal 2015 al 2017. Un'azienda, insomma, che assume personale. Si esce dal commissariamento, si spendono più risorse e si dà un importante segnale al personale, al personale sanitario di questa regione. Questo è solo l'inizio. Noi lavoreremo per altre assunzioni in questa annualità, anche nelle altre ASL, e soprattutto continueremo nel corso del 2019. Nel triennio successivo. Come andrà a finire questa storia dell'ospedale unico in provincia di Teramo? Ma intanto parliamo di investimenti al plurale, oltre alle scelte ovviamente che debbono decidere insieme i soggetti del territorio attorno all'ospedale provinciale. Noi abbiamo come regione stanziato le risorse e per non essere giustamente ripresi sul fatto che a livello verticistico si scelgono e si decide e poi, come dire, si fa in qualche modo digerire al territorio, abbiamo fatto il contrario, abbiamo stanziato le risorse e abbiamo chiesto al territorio e a tutti i soggetti di avere un orientamento di massima e di poter come regione accompagnare questo tipo di decisione. Pertanto la programmazione ha previsto delle risorse ingenti, importanti. Io credo che adesso il territorio debba mettersi attorno a un tavolo e insieme alla regione scegliere, ovviamente non all'unanimità perché le scelte in sanità non esistono all'unanimità, ma dare un orientamento di massima.
Andiamo in provincia dell'Aquila adesso, perché il comune di Cerchio ha chiesto ad Autostrada dei Parchi con urgenza la certificazione di staticità sismica dei ponti e degli attraversamenti autostradali che interessano il territorio del paese. Il sindaco, in mancanza di una risposta entro 30 giorni, è pronto ad andare in procura. Il comune di Cerchio bussa alla porta della concessionaria Strada dei Parchi e chiede risposte sulla sicurezza. Dalle stanze dell'amministrazione cerchiese è partita la richiesta formale e urgente con ad oggetto la certificazione sismica dei ponti e degli attraversamenti autostradali ricadenti nel territorio comunale di Cerchio. Istanza inviata a Strada dei Parchi, al prefetto dell'Aquila e al ministro competente per le infrastrutture. È dovere dell'ente Autostrade formulare per iscritto una risposta, perché parlo di incolumità in favore della cittadinanza, è una delle poche competenze che abbiamo. Nel mentre, per quanto riguarda i pedaggi, possiamo, come dire, sensibilizzare la politica, il ministero competente, il governo, ma sulla incolumità c'è una responsabilità diretta dei sindaci e degli amministratori locali. 30 giorni dunque il tempo entro il quale dovrà arrivare una risposta chiarificatrice nell'ottica della funzione di controllo di competenza del sindaco stesso, come precisa il primo cittadino Gianfranco Tedeschi. Nel merito di quello che chiedo io sono 5 attraversamenti e quindi sui 5 attraversamenti, quindi sui ponti e sugli attraversamenti sotto ponte, devono dare le certificazioni che io presumo loro già abbiano, perché se non hanno queste certificazioni c'è da preoccuparsi, perché vuol dire che non hanno mai fatto le attività che per legge a loro sono deputate. Andiamo a Lanciano adesso, la voragine sarà riempita con materiale drenante, ma servono i carotaggi sul corso. Alla fine sono solo 10 su 194 le bancarelle che verranno trasferite dal corso ai viali per la fiera di Sant'Egidio. Ne dà comunicazione ufficiale l'amministrazione comunale di Lanciano. Lo spostamento si è reso necessario a causa della chiusura dell'area di Corso Trento e Trieste, transennata a seguito della voragine creatasi il 16 agosto scorso nel piano interrato del locale Josephine. Nel frattempo i tecnici incaricati dal comune, il geologo Luigi Carabba e l'ingegnere strutturale Pasquale Di Monte, proseguono il lavoro. Dopo aver ispezionato per circa 200 metri l'antica condotta della Pietrosa che sbuca sotto il ponte di Diocleziano, si pensa di riempire la voragine non con terreno ma con decine di metri cubi di materiale drenante. E non basta. In attesa di consegnare la relazione tecnica sulla situazione di fatto, il geologo e l'ingegnere vorrebbero saggiare con dei carotaggi le condizioni della parte di corso transennata. L'obiettivo è conoscere nella maniera più precisa possibile l'ampiezza della voragine. Al caso sta lavorando anche un perito di parte incaricato dalla famiglia Paolini, titolare del locale commerciale Martelli, confinante col negozio Josephine. Il geometra Claudio Tucci di Lanciano ha elaborato la ricostruzione 3D dell'area interessata con la tecnica del laser scanner attraverso i target posizionati sui pilastri dei portici e il BIM, Building Information Modeling. L'elaborato consentirà ai tecnici incaricati di progettare al meglio gli interventi individuati, dalla manutenzione all'adeguamento sismico. Italia Nostra torna a puntare il dito contro l'amministrazione comunale. Dopo il nubifragio del 22 giugno scorso che aveva provocato il dissesto a Pozzo Bagnaro, spiega l'architetto Pierluigi Vinciguerra, lancia un allarme caduto nel vuoto. In attesa delle varie perizie, i lavori di ripavimentazione del corso riprenderanno dopo le feste di settembre dalla parte alta fino al semaforo di Via De Crecchio. La Regione Abruzzo ha presentato il bando FEAMP misura 5.68 a favore della filiera corta e del pescato locale. L'obiettivo è portare nelle mense delle scuole abruzzesi il pesce pescato dalle imbarcazioni regionali. Il nostro mare a scuola è lo slogan promosso dall'assessorato alla pesca per sostenere il bando FEAMP misura 5.68, illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Regione Abruzzo e che prevede l'assegnazione di contributi per il consumo del pescato locale nelle mense delle scuole di infanzia e delle primarie pubbliche. È previsto un fondo complessivo di 300.000 euro a sostegno del bando, che è riservato ai comuni abruzzesi, che potranno dunque usufruire di un contributo massimo di 20.000 euro a progetto. L'obiettivo è quello di favorire l'approvvigionamento dei prodotti ittici delle marinerie locali. Il bando scade il 1° di ottobre.
Ogni comune potrà presentare una sola proposta progettuale relativa alle scuole di infanzia e primarie ricadenti nel proprio territorio. Un progetto di educazione alimentare che vuole sostenere con forza il miglio zero e quindi la filiera corta del mare per avvicinare il mondo della scuola al mondo della marineria regionale. I progetti dovranno prevedere una duplicazione, la sperimentazione della somministrazione del prodotto ittico locale, cioè pesce azzurro, vongole, cozze e pesce povero, opportunamente trasformato attraverso il servizio mensa, e attività formative di educazione alimentare idonee a preparare e ad accompagnare gli alunni al consumo del prodotto ittico. In Abruzzo operano nel settore ittico circa 500 imprese per un fatturato annuo di 30 milioni di euro. Turisti e aquilani a spasso per il capoluogo di regione. Dopo le polemiche legate ai posti prenotati per il concerto di De Gregori, siamo andati a vedere come sta funzionando l'info point della Fontana Luminosa dell'Aquila. Tanti dal nord Italia venuti proprio all'Aquila per partecipare alla perdonanza celestiniana. Vediamo. Dopo la polemica dei biglietti per il concerto di Francesco De Gregori, terminati dopo pochi minuti, siamo andati a vedere come vanno le cose all'Info Point. Turisti a richiedere i programmi della perdonanza e piantine della città e qualche aquilano che ha avuto problemi nelle prenotazioni online. Problemi risolti dall'Info Point, che dalle 8.30 sino alle 20.30 è operativo in questi giorni di festa. Io ho prenotato online ieri mentre ero in fila qui all'1.10. Mentre ero in fila sono riuscita a prenotare, quindi ho lasciato la fila e me ne sono andata. Ieri sera è arrivata una mail e mi diceva di confermare i dati. Questa mattina sono venuta all'Info Point e le signore mi hanno risolto il problema. Quindi lei ha i suoi 4 biglietti? Sì, ho i miei 4 biglietti, quindi chi ha problemi di venire qui, perché loro sono state gentilissime e brevissime. Le polemiche però non rovinano la festa, anche perché l'assessore di Cosimo e anche gli operatori dell'Info Point hanno spiegato esattamente cosa è accaduto. Oltre 40.000 persone hanno tentato di prenotarsi negli stessi minuti. Ecco perché qualcuno ci è riuscito subito e qualcuno no. Anche all'Info Point non c'era una possibilità privilegiata e dunque lì ieri si sono fatti una trentina di biglietti stampandoli successivamente per non far perdere tempo alle persone. I posti a sedere insomma sono finiti subito, ma bisogna dire che restano quelli in piedi e quindi la gente potrà ascoltare l'artista comunque. Dispiace per chi è rimasto a bocca asciutta, ma è un buon segno perché vuol dire che la perdonanza piace e la gente sta apprezzando le proposte. Per i disabili, persone con difficoltà motorie, mamme con passeggine e donne incinta, ci sono circa 100 posti a disposizione. I disabili potranno scrivere una mail a disability@comune.laquila.it e gli operatori penseranno ad inoltrarla a chi darà i posti, per cui ci si potrà presentare direttamente ai varchi a Colle Maggio con documento che attesti l'invalidità e senza biglietto. Come le sembra questa perdonanza? Bene, quest'anno molto bello, organizzata bene, grazie. Concerto di De Gregori, lei è riuscito a prenotarsi, andrà in piedi? Assolutamente no, è impossibile perché 5 minuti dopo è già tutto chiuso. Quando... Ci andrà comunque in piedi? Sicuramente. Però è abbastanza, per quello che ho visto, è diversa dalle altre, più sobria ma abbastanza efficace. Il concerto di De Gregori, lei ci ha fatto un pensierino, ci andrà, ha provato a prenotarsi? Mi ha prenotato un amico che pratico con l'informatica. Quindi è andato liscio? È andato liscio, sì, sembra che sia andato liscio. Allora buon concerto. Grazie. È venuto per la perdonanza oppure per fare un giro in città? Per la perdonanza. Come trova l'Aquila? Meravigliosa, allo stato attuale. Sarà ancora bella fra un paio di anni. Da dove venite? Verona. Insomma, adesso noi sapevamo quello, insomma, la vediamo un po' risollevata. Meglio. Da dove venite? Siete dell'Aquila? No, dalla provincia di Como. È venuta per la perdonanza questa manifestazione o per vedere la città? Per vedere la città. Come le sembra? Ne siamo appena arrivati, però mi sembra una città che si sta ricostruendo e noi siamo con i cittadini dell'Aquila. Civitanova vince l'attenzione dei quartieri che apre la settimana medievale a Lanciano in attesa dell'appuntamento clou della rievocazione storica del Mastro Giurato in programma domenica 2.
Sotto un cielo che ha minacciato pioggia per tutta la durata della manifestazione, il quartiere Civitanova si è aggiudicato, dopo un solo anno di pausa dai sei che l'hanno sempre visto vincitore, l'attenzione dei quartieri 2018 che dà l'avvio alla settimana medievale del Mastro Giurato. Una vittoria sul filo di lana, quella del quartiere che ospita una delle chiese più belle d'Italia, Santa Maria Maggiore, che li ha visti distaccare di un solo punto il Borgo, vincitore dello scorso anno, terzo posto per la Sacca, quarto per Lanciano Vecchia, che nel gioco dei vasai ha avuto la sfortuna di perdere il filo che issava la bandiera con i colori del Rione, errore che ha fatto perdere tempo prezioso essendo quella una gara a tempo. Le altre sfide sono state come tradizione donna alla fonte e il tiro alla fune. Quest'ultima sfida si è svolta sotto la pioggia, le difficoltà sono state maggiori a causa del pavimento che a quel punto risultava scivoloso. Sul senso dell'attenzione così il presidente dell'associazione Il Mastro Giurato, Danilo Marcello. In realtà si sono scelti questi giochi per rievocare gli antichi mestieri di Lanciano, perché noi non abbiamo una tradizione né di giostre né di cavalli né di niente di tutto questo. E allora un po' di anni fa insieme alla regia decidemmo di valorizzare e ricordare, riportare alla memoria quelli che erano gli antichi mestieri di questa città, che hanno fatto anche le fortune di questa città, come calderai, vasai, funai, che per molti anni hanno fatto l'economia di questo territorio. Fonte Mandrelle vince il Palio Culinario delle Contrade al Festival del Peperone Dolce di Altino, testimonial alla 10ª edizione il conduttore di Linea Verde Estate, Federico 40. Vediamo. Scusate! Ma chi ha vinto? Fonte Fonte Mandrelle si è aggiudicata il Palio Culinario delle Contrade al Festival del Peperone Dolce di Altino. La festa è scoppiata all'1:30 di notte, al termine di due giornate di festa nel borgo che da 10 anni valorizza il prodotto tipico locale attraverso l'associazione di tutela e l'operato volenteroso di contradaioli produttori. Gli altri premi sono stati assegnati ad Altino la ricetta d'autore e a Briccioli il folklore. Protagonista indiscusso nella serata di chiusura è stato il testimonial Federico 40, giornalista enogastronomico, voce di Radio 2 e volto di Rai 1, che ha letteralmente abbracciato la comunità altinese e gli avventori del festival, promettendo di parlare del peperone dolce nella nota trasmissione televisiva Linea Verde. Il peperone dolce di Altino, così come i peperoni dolci dell'Appennino centrale, li conosco, li apprezzo. Perché sono degli ingredienti che vanno bene per qualsiasi cosa, quindi diventano snack, diventano ingrediente per una pasta, poi si trasformano, sono perfetti per un contorno o per insaporire un secondo, diventano gelato, quello che abbiamo assaggiato qua, tra l'altro buonissimo, possono essere seccati e fritti, ridotti in polvere, possono essere mangiati freschi, pronti, anche in insalata. Noi umani preferiamo la dolcezza a qualsiasi altro gusto, alla piccantezza, alla sapidità, la dolcezza vince su tutto ed è per quello che questi peperoni hanno una grande storia, ma sicuramente anche un grande futuro. Apriamo adesso la pagina dello sport, partiamo ovviamente dalla Serie B perché da oggi il Pescara riprende a lavorare per preparare il debutto casalingo in campionato. Domenica l'Adriatico Cornacchi, infatti arriverà il neopromosso Livorno di Cristiano Lucarelli. I biancazzurri affronteranno una settimana di lavoro con grande carica dopo il pareggio strappato in zona Cesarini sabato scorso allo Zini di Cremona. In attesa di progressi nel gioco è fondamentale il carattere messo in mostra allo Zini. Senza sconfinare in dannosi eccessi nelle valutazioni, la partita di Cremona lascia al Pescara buone sensazioni. Aver riacciuffato il pareggio in zona Cesarini è un bel pieno di autostima per il Delfino, che allo Zini ha dimostrato di possedere una delle doti principali trasmesse da Pillon sin dal suo insediamento ad aprile. La voglia di lottare e di non mollare, qualità che sembravano smarrite nel corso del girone di ritorno dell'ultimo campionato. Con Pillon questa squadra ha cuore, quel cuore che ha assunto le sembianze di Antonio Balzano, inesauribile stantuffo per tutta la gara sul binario sinistro, e che ha avuto le sembianze di Andrew Gravion, prestazione solidissima e impreziosita dal salvataggio su Brighenti sull'1-0.
Migliore in campo, no, abbiamo fatto più o meno tutta una buona partita, siamo stati sul pezzo fino alla fine, quando si dice non mollare mai, oggi siamo stati veramente bravi a non mollare fino al 90esimo e infatti abbiamo fatto gol. Certo, questo per me è un campionato veramente importantissimo, devo essere proprio al massimo per la squadra, a disposizione del mister e poi spero di fare una gran stagione. Io non mi aspetto mai di giocare nella settimana, lavoro sempre per dare soddisfazione al mister, essere a disposizione e poi tocca lì a darmi la possibilità, no, comunque mi faccio trovare sempre pronto. Certo, il cuore e la voglia di lottare sono condizioni imprescindibili per raggiungere grandi traguardi, ma non bastano, perché il tecnico di Preganziol, ora che ha lavorato sin dalla preparazione estiva con i suoi calciatori, si aspetta altro, una migliore qualità del gioco ad esempio e un approccio alla gara meno timido rispetto a quanto visto a Cremona, aspetti su cui continuare a lavorare. Il centrocampo può esprimere più qualità e in avanti sono mancate le giocate sugli esterni di Marras e Antonucci per innescare Cocco, che quando ha avuto un pallone giocabile ha costretto Radunovic ad un grande intervento. Molto bene chi è entrato dalla panchina, Monachello è l'autore del pari, Mancuso. Da oggi il Delfino riprende il lavoro in vista del match col Livorno di domenica alle 18 all'Adriatico Cornacchia. I labronici, che hanno riposato nella prima giornata, hanno perfezionato l'arrivo del centravanti ex Vicenza e Provercelli Filip Rajcevic. Sarà la partita del cuore per Alessandro Bruno, ex del Pescara, ma soprattutto genero del presidente Daniele Sebastiani. Una vera e propria partita del cuore per il centrocampista del Livorno. In casa biancazzurra invece si è consumato l'addio con l'attaccante Marco Sansovini, che ha rescisso con il Pescara. Quello che era iniziato era l'ultimo anno di contratto. Sansovini giocherà nel Modena, che disputerà il campionato di Serie D e con la guida di Luigi Apolloni tenterà una pronta risalita tra i pro, magari anche grazie ai gol del sindaco. Scendiamo adesso in Serie C, perché dopo il successo a Rieti in Coppa, il tecnico del Teramo Giovanni Zichella sembra soddisfatto, seppur non totalmente, della prestazione dei suoi. L'uomo più in forma in questa estate invece sembra essere Luca Di Renzo, l'attaccante arrivato dalla Pro Sesto, praticamente a segno in tutte o quasi le uscite del diavolo. Mister, si dice che le vittorie, soprattutto in questo periodo, creano l'autostima, la fiducia e magari servono anche per lavorare meglio sulle cose che non vanno. Alla fine ti abbiamo visto abbastanza imbufalito su una gestione palla che è mancata. Sì, hai ragione, nel senso che la squadra ha giocato un buon calcio dal 30esimo al 46esimo del primo tempo e abbiamo fatto vedere anche cose simpatiche, sfiorando anche un paio di occasioni da gol. Poi non capisco, ma chiederò anche a loro spiegazioni, specialmente all'inizio del secondo tempo un po' così e così, poi abbiamo avuto un buon metà del secondo tempo, poi alla fine con uno in più, che era più semplice fare del fraseggio, gestire la palla, non ci siamo riusciti, perché questa squadra non è stata costruita tra virgolette per fare la guerra con calciatori da 1,90 in su, abbiamo preso calciatori da 1,60 in su, proprio perché mi piaceva provare a fare un calcio giocato, un calcio ragionato, un calcio che potesse divertire i tifosi del Teramo. Quando io sono venuto a fare l'unica partita a Teramo del 3-3 con la Reggiana, mi è sembrato che la squadra avesse voglia di fare, di proporre calcio, di divertire, poi la partita è finita 3-3 e a fine partita non eravamo salvi e dovevamo fare i play-out, però abbiamo ricevuto gli applausi di tutto lo stadio. Questo cosa significa? Che il tifoso teramano vuole vedere giocare il calcio, poi al di là di vinci, perdi, molto meglio vincere, per me è importantissimo vincere sempre, però il tifoso teramano vuole vedere giocare il calcio e io sto cercando di proporre questo tipo di calcio. Luca, a parte il gol, un'ottima prestazione, ma ormai ci stai abituando bene fin da questo ritiro precampionato. Sì, speriamo, le amichevoli sono andate bene, la prima partita ufficiale pure, adesso mancano ancora 3 settimane, poi iniziamo il campionato e abbiamo ancora da migliorare tanto e speriamo di continuare su questa strada, io personalmente, è la squadra che è sempre in crescita comunque, siamo contenti. Sei un ottimo regista offensivo a nostro parere, ma ti piace di più partire dall'esterno e accentrarti oppure partire proprio da centravanti? A me, ti dico la verità, preferisco giocare centravanti, però come il mister dovunque mi vuole mettere, io l'importante è che gioco, anche difensore giocherei, basta che parto tra i primi 11, poi sono contento.
Ci sembrava proprio una gara di campionato, una gara vera e propria, perché c'è stato agonismo, lotta fino alla fine, e voi avete risposto presente anche dal punto di vista del carattere. Sì, sì, non piace a nessuno perdere, anche la Coppa Italia, quindi si va sempre in campo per vincere tutte le partite, come dice il mister, la mentalità è importante, bisogna abituarsi subito da queste prime partite a pensare a portare a casa subito i 3 punti, essere compatti, poi c'è ancora tanto da lavorare, come ripeto. Vediamo, è solo la prima partita. Trovare feeling con la porta da subito per un attaccante immagino che sia molto importante. Sì, sì, è sempre una soddisfazione personale oltre che di squadra. È per un attaccante il massimo, perché alla fine lavori, ti alleni e per gli attaccanti l'obiettivo principale è quello di far gol, ti dà fiducia e ti fa lavorare meglio. E in Serie D il direttore generale del Pineto Roberto Giammarino analizza la vittoria di Coppa contro la San Giustese, commenta lo slittamento dei campionati e i rumors circa la composizione dei gironi, peraltro che saranno svelati giovedì. Il dirigente pinetese polemicamente aggiunge: il campionato sembra non sia gestito da chi dovrebbe. Lo ascoltiamo. Roberto Giammarino, buona la prima per il Pineto, 1-0 passaggio al secondo turno di Coppa Italia, sono viste delle buone triangolazioni, il lavoro insomma si vede. No, l'atteggiamento è stato un atteggiamento giusto, la squadra sta iniziando a trovare le dimensioni, forse dovevamo essere un po' più cinici sotto porta, però è bene, bene la prima, come hai detto tu. Ecco, questo slittamento del campionato potrebbe andare a comportare qualche, insomma, ci saranno forse più turni infrasettimanali, potrebbe comunque andare ad incidere un po' anche sulla preparazione della squadra. Ma sulla preparazione? Sulla gestione. Sulla gestione forse sì, perché dovremmo gestire i giocatori, però noi abbiamo una rosa importante dove sono tutti quanti titolari, quindi abbiamo dei giocatori bravi in tutti i ruoli, quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare tutte le nostre forze. Per quanto riguarda il discorso del campionato, sì, qualche piccola incertezza ce la mette, più che altro perché sembra quasi un campionato che stanno gestendo altri, non in questo momento chi dovrebbe. Ecco, il 30 usciranno i gironi, molto probabilmente ci si potrebbe ritrovare con Bari, Cesena. Bari credo che sia difficile, perché sarebbe stravolgere un territorio. Penso che sia più logico il Cesena nel nostro girone, sarebbe quella la cosa che naturalmente dovrebbe essere, perché c'erano San Maurese, San Marino eccetera, ci potrebbe anche essere il Cesena. Il Bari lo vedo un po' più una forzatura di forza di potere e spero che non sia così, anche se comunque o Bari o Cesena cambierebbe poco, però penso che sarebbe un messaggio importante anche a tutte le società serie che ci sono, nel dire che insomma, non, le regole vengono fatte da altri, non da chi che sia. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossima edizione della nostra informazione alle ore 19. È tutto, buona giornata.